Quando... Finalmente, nel senso, dopo 3 mesi d'attesa, infortunio, creazione, convalescenza, sei di nuovo fra noi tutti gli effetti. No, sì, dai, è stato un periodo lungo e ho sofferto comunque guardare i compagni da fuori e poi ho fatto anche i primi 2 mesi a Roma, quindi diciamo mi mancava anche l'aria dello spogliatoio e tutto. Fortuna sono passati e adesso è bello rivedere il campo, rivedere un po' il clima partita, il clima spogliatoio. Ti era già successo a te di avere un'operazione, forse, non so se era l'altra spalla o la Sì, stessa? no, ho fatto l'altra spalla. L'altra, eri rimasto fuori ancora così tanto tempo Sì, anche perché i tempi di recupero tu? sono Erano quelli, uguali. diciamo, sì, i tempi sono quelli. Prima destra, poi sinistra o contrario? Questa è l'ultima, la sinistra, sì, prima destra. Sinistra, prima hai avuto quella destra. Sì. Quando giocavi ancora dove? Stavo a Grosseto, A stavo. Grosseto. Ah, Sì, beh. l'anno che ho recuperato poi sono andato, diciamo, a gennaio alla Regina, sono andato in diretta. Quindi non tanto tempo fa, io pensavo che fosse un'operazione molto più No. recente, parlo di 2 anni fa. Sì, Ah, era una cosa molto più circa, recente. sì, 2 anni e mezzo fa. Ti fa cadere tanto gli attaccanti, perché prima una palla, poi l'altra. Dovrebbe essere il contrario, di solito. No, vabbè, non, diciamo, ogni episodio ha avuto, cioè, è stato motivi diversi, comunque non è, spesso l'infortunio non deriva dal fatto di cascare, ma alcuni movimenti che provocano questa lussazione, diciamo. Ti dà un problema psicologico adesso che sei rientrato i primi giorni, l'aver paura di cadere o di fare un contrasto, o è una cosa passata? No, no, non ho mai avuto la sensazione di paura e niente, perché diciamo, uno si opera apposta per guarire, quindi no, psicologicamente non mi ha condizionato, anche perché comunque essendo già passato con quest'altra spalla è stato tutto un po' più facile. Sei stato a fare poche note liete per l'ultima trasferta con il tuo rientro, una partita da dimenticare, possiamo dire, da tutti i punti di vista. Ma diciamo. Senza trovare attenuanti perché comunque ecco, quando si perde, comunque diciamo, una squadra che ha tanti giocatori di qualità come la nostra, trovare un campo in quelle condizioni non era facilissimo giocare. È normale, ti devi adattare, soprattutto in questi periodi. Diciamo sì, il risultato è da dimenticare, comunque è una partita ecco, è stata cioè, condizionata dal campo e è stata vinta da loro con ecco, un calcio d'angolo, un calcio da fermo, quindi un episodio. Se no, penso la squadra non ha rischiato nulla. Visto che non avete avuto modo di parlarci voi dopo la partita, cosa vi siete detti invece negli spogliatoi? È stata una partita, una sconfitta che avete immediatamente archiviato proprio perché c'era il fatto, il discorso di pensare che il campo comunque l'ha condizionata, o è rimasta una rabbia particolare perché era la partita della ripresa? Sicuramente la rabbia perché è una sconfitta, il campo ecco, diciamo, non è un attenuante, nel senso ci dobbiamo adattare a tutte. Agenti atmosferici, quindi è una sconfitta, quindi c'è stata giusta rabbia, ma come sempre, come è successo anche durante l'anno, poi bisogna sempre ripartire. Come si riparte da bisogna azzerare una vittoria, perché comunque bisogna ricominciare a lavorare bene, lo stesso si deve fare con una sconfitta, con più cattiveria. Che sensazioni hai avuto fisicamente? Alla vigilia Bergoglio diceva Freddy è praticamente pronto, ovvio che non può essere al meglio, però nel suo ruolo conta più l'occhio, il senso della posizione, sentire l'avversario. Come ti sei ritrovato? Beh, no, ecco, la spalla, l'infortunio mi è passato, quindi benissimo, la spalla benissimo, ecco, più tempo passa gli allenamenti, più giorni passano e più sto meglio anche fisicamente, è normale che essendo stato 3 mesi fermo non potevo ricominciare da dove ero rimasto, dove ho lasciato, però diciamo, sensazioni buone, con la condizione spero che più passano gli allenamenti, più passano le settimane, più migliore. È una difesa però che si cerca la solidità in questa squadra, una difesa che prende 29 gol, è la quindicesima, se non ho fatto il conto giusto, 14ª o 15ª della categoria, per una squadra che comunque mira in alto. Tu che sei un difensore sai benissimo che forse è uno dei dati peggiori. Sì, sicuramente i numeri parlano a sfavore della difesa, però diciamo, io intendo difesa come collettiva, non è solo ecco, i difensori, Fase tre difensiva, difensori. no, No? fase Quindi, difensiva. sicuramente se i numeri dicono questo dovremmo migliorare. Spesso ecco, molte partite sono state condizionate anche da episodi, perché io penso che sabato la difesa ha fatto una gran partita, una bella partita. Più di porta concessi a loro, credo, ecco, a parte ecco, quell'altra mischia lì sul calcio d'angolo, però non c'erano mai stati su azione, niente, non ha rischiato niente. Quindi spesso sono gli episodi che diciamo che ci penalizzano un po'.
e sicuramente bisogna fargli girare a favore nostro e mettere quel pizzico di attenzione in più. Quanta voglia hai, quanta voglia avete di lasciarvi alle spalle questo periodo strano, il mercato, la vicenda societaria, tante parole, si parla pochissimo di campo, praticamente solo la vigilia si è detto che si giocava a Lanciano, sempre di altri argomenti, mille turbative, adesso arriva febbraio, magari speriamo di buttare pagina. Ma guarda, noi, penso io e i miei compagni, il mercato, cose societarie, non, ecco, le leggiamo dai giornali come succede dappertutto, ma non è influenzato assolutamente gli allenamenti o il clima nello spogliatoio. Ecco. Non male che uno apre i giornali, legge, ma poi in campo, durante gli allenamenti, nelle partite, non condiziona assolutamente. Poi tu non è che venissi in un ambiente, cioè, comunque avevi vissuto ambienti pure a casa. Sì, abbastanza, sì, quindi... No, vabbè, ma penso sia dappertutto che è così, poi questi periodi, questi periodi del mercato aperto e tutto, poi beh, qui si è aggiunta un po' la questione societaria, ma a noi non influenza minimamente. Coletti sarà squalificato, al momento il mister sembra, anzi l'ha detto poco, un paio di interviste fa che lo vedeva al centro della difesa, ma mancando lui dovrà rientrare un difensore, probabilmente tu sei, visto che hai giocato bene a Lanciano quando sei entrato, il primo... E gli iniziati per entrare, ti ha detto qualcosa in questo inizio ieri, ti ha detto qualcosa di sapendo che comunque è squalificato Coletti o non sai ancora nulla? No, niente, il mister adesso ci alleneremo, prenderà le sue decisioni e niente, ognuno ci alleneremo bene tutti, ma non ha detto nulla, e vedremo. Tra l'altro tu preferisci giocare centrale o nella difesa 3 comunque, come ha fatto di Cesare, cioè stare a sinistra o come Paci stare a destra, perché poi in realtà... È vero che sono tre centrali, ma i due laterali sono quelli che poi vanno a chiudere un po' più larghi. Io l'altro anno a Reggio, tutte le partite che ho fatto, ecco, poi ho avuto un infortunio, però ho giocato tutte, diciamo, in mezzo, da centrale. Poi vabbè, è successo anche l'anno passato che l'anno prima giocavo centrodestra, quindi non è che cambiamo, no, sempre la regina. Ah, hai giocato centrale. Sì, però l'altro anno, diciamo, ho giocato sempre centrale, non lo so, poi ecco, sono tre ruoli che... Penso ogni difensore possa ricoprire, non è che non ha molta particolari. Differenza, no. Altre domande? Io sono a posto. Ultimissima, sabato. Il tratto arriva il giorno dopo la fine del mercato. Quanto vale averlo in Italia questa partita col Bari? Perché potrebbe essere anche il modo per riallacciare il discorso con un mese, quello di dicembre, che potrebbe essere una partita. Come dire, torniamo dove eravamo. Serve da morale, serve ripartire, perché comunque ecco, veniamo da 5 risultati utili consecutivi e come c'è stata sta sconfitta. Quindi sicuramente darebbe tanto morale e dimostreremo di avere un grande carattere, perché comunque di saper ripartire.